Bentornati a Mattina Live. Dunque torna la quarta edizione della rassegna Teatro Deconfiscato, il teatro nei beni confiscati alle mafie, ovvero la rassegna teatrale in scena questa settimana presso la Masseria Ferraioli, ex fortino del clan Maiuolo. A presentarci questa nuova edizione di rassegna che unisce teatro ma col tempo anche quei messaggi simbolici fondamentali, messaggi sociali, oggi abbiamo con noi due ospiti di grande eccezione. Piacere di avere Giovanni Meola, buongiorno, ben trovato a Mattina Live, ed è un grandissimo piacere di avere in collegamento anche l'attore, regista e scrittore Marco Baliani. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere qui con noi a Mattina Live, è un vero piacere averla qui come ospite. Altrettanto dicasi. Dunque, Meola, torna a questa quarta edizione della rassegna Teatro Deconfiscato, una manifestazione per ribadire l'importanza e il valore profondo che la cultura assume. Sì, assolutamente. La masseria Ferraioli, bene confiscato della città di Afragola, assegnata ad un pool di associazioni, da alcuni anni sta portando avanti appunto il recupero di quello che è il bene confiscato più grande per estensione dell'intera città metropolitana di Napoli. Ovviamente il loro primo impegno è quello sul territorio agricolo, perché praticamente hanno creato questa rete enorme di orti urbani molto popolata, quindi si è creata una grande comunità, ma è aperta appunto alle collaborazioni con progetti di tipo culturale. Noi torniamo all'interno della masseria dopo 4 anni con la quarta edizione e siamo felici perché quest'anno la manifestazione si è ingrandita, abbiamo avuto 15 eventi tra mattinate e serali e chiudiamo in bellezza questo fine settimana appunto col grande Marco Baliani, con la grande Elena Bucci e con un mio spettacolo che poi chiude tutta la manifestazione domenica. Il 29 ottobre Baliani in scena, sarà per appunto prevista la serata di Colas, lo spettacolo che tra l'altro è arrivato a ben 1100 repliche, che ha fatto la storia del teatro italiano negli ultimi anni, perché racconta la storia di un sopruso nella Germania del 1500 che poi genera una spirale di eventi, ma di violenze sempre più difficili da controllare. Una scelta ben mirata. Beh, mi sembrava la richiesta di Giovanni di essere lì. Mi sembra bella perché appunto parlando di giustizia e di ingiustizia, il tema centrale di Colas mi sembra perfetto per questa situazione, cioè riuscire a fare questo teatro che porto in giro appunto da tanto tempo, che è diventata una specie di cult, però farlo lì, in quel momento, in quel posto ha un valore simbolico molto alto ed è uno dei momenti in cui uno sente che ha ancora senso fare questo mestiere, no? Essere in rapporto alla polis, a qualcosa che sta accadendo, a qualcosa di importante che sta succedendo in quel territorio. Senta, è paradossale anche la scelta, no, di quello che per appunto sarà messo in scena, perché che cosa vuol dire inscenare uno spettacolo che si basa su violenza, che si basa sui soprusi in un luogo che apparteneva per l'appunto a chi ha utilizzato la propria vita per fare e abusare violenza? Beh, appunto, è un conflitto abbastanza insanabile delle società, non solo della nostra. Il tema della giustizia e dell'ingiustizia non è mai stato risolto. Per quante leggi ci siano, noi sappiamo sempre che poi c'è un margine di potere in cui queste leggi possono essere evitate, aggirate, e quindi la domanda che a un certo punto io come attore faccio agli spettatori durante lo spettacolo, che è proprio una vera e propria rottura dello spettacolo, io gli chiedo agli spettatori: ma allora ditemi, è così? La legge non è uguale per tutti? È fatta questa domanda, fatta lì in quella sede, in quel posto, secondo me assume un valore gigantesco, perché sta parlando appunto di che cosa vuol dire come cittadini credere nella giustizia e credere nella possibilità che le leggi che ci siamo date come società possano, come dire, essere sempre all'altezza della richiesta di giustizia, ma sappiamo anche quante difficoltà ci sono per riuscire a realizzarle. Nulla è dato per scontato, è sempre una lotta e una battaglia. È vero, ogni giorno è una lotta, nulla bisogna dare per scontato. Meola, intanto parole importanti, quelle teste ascoltate, perché in questo caso viene valorizzato ancora di più il ruolo del teatro come scelta di messaggi da veicolare a un pubblico che ascolta, perché il teatro
teatro divenne luogo deputato non solo alla cultura ma anche per fare sociale. Sì, quest'anno la manifestazione io l'ho impostata su due binari. Alcuni eventi sono stati fatti esplicitamente per gli studenti di scuole del territorio. Si sono esaurite ieri queste mattinate e sono uscite delle cose straordinarie, perché i ragazzi, anche se hanno la testa sempre sui social, sui cellulari, sugli smartphone, quando però hanno veramente l'occasione di misurarsi e misurarsi poi su temi importanti, perché chiaramente tutta la mia direzione artistica è andata in quella direzione lì, cioè scegliere spettacoli che abbiano quella natura lì, la natura dello spettacolo di Marco, che è uno spettacolo cult, come diceva giustamente lui, che io personalmente nel corso di tutti questi anni ho visto almeno 4-5 volte, e poi gli spettacoli serali per un pubblico più adulto, ma con queste tematiche. Lo spazio sociale laddove, ecco, poter maturare riflessioni, ma per fare anche critica, assolutamente, costruire poi la propria identità, costruire una comunità, perché questo è lo scopo di questo tipo di manifestazione, di questo format e di questo tipo di manifestazione, cercare di costruire una comunità, perché anche se questo è un bene confiscato che già da qualche anno è attivo, la popolazione del territorio continua a non conoscerlo o conoscerlo poco, e anche grazie al teatro la conoscenza di questo posto, dove si fa tutta una serie di cose, sta cominciando ad ampliarsi. Volevo soltanto aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto Marco, importantissimo. Il teatro italiano da qualche anno ha riscoperto questi temi attraverso varie forme, il racconto teatrale, il monologo, lo spettacolo più articolato, eccetera, eccetera. Ed è su questo tipo di teatro che io sto cercando di intercettare le figure importanti in grado di suscitare quello che dicevi tu un attimo fa. E Marco Baliani, che è un uomo di teatro tra i più importanti degli ultimi 40-50 anni del nostro teatro, per noi è veramente importante averlo, perché sono sicuro che venerdì sera potrà accadere quello che stavi dicendo tu, come potrà accadere sicuramente per chi vedrà a vedere lo spettacolo altrettanto forte e importante di Elena Bucci sabato, così come è stato finora per tutti gli altri artisti che abbiamo ospitato. Senta Baliani, lei però appunto ricordava anche Meola, ha dato vita al teatro di narrazione, ha raccontato attraverso di esso l'impegno civile. Crede che ad oggi sia un po' troppo presto per raccontare quanto accaduto in questi due anni? No, non è mai presto, bisogna sempre capire come si fa, perché poi il problema non è il cosa, il contenuto, il problema è il come, che è il problema dell'arte, con quali linguaggi, con quali strumenti, con quali parole, ma anche con quali azioni, quali gesti, quale musica, come lo racconti quella cosa lì. E questa ricerca è quella che è la cosa più interessante che sta accadendo, come diceva Giovanni, in questi anni, perché è una ricerca drammaturgica, cioè è il tentare di parlare un linguaggio che arrivi alla maggior parte possibile della popolazione, parlando di temi scottanti, difficili, inquietanti, ma riuscendo a farcela con un linguaggio però nuovo, all'altezza dei tempi. E questa è la sfida. Una sfida è sicuramente ambiziosa, perché la pandemia ha cambiato, l'abbiamo sempre detto, il nostro modus operandi, il nostro modus vivendi, le nostre abitudini. Lei parla di un linguaggio nuovo, ma che possa essere un linguaggio universale per comunicare con tutti, parlando e suscitando riflessioni su argomenti scottanti. Posso chiedere se ci sta già pensando? Quale potrebbe essere questo linguaggio universale per raccontare un tema che per l'appunto ha riguardato il mondo intero? Sì, sulla parola universale magari non so se universale diventa un po' difficile pensarla. Pensiamo a una parola che arrivi a strati di popolazione che appartengono a quella che chiamiamo la polis, no? La città, dal territorio, dai bambini agli anziani. Come farlo? Io ogni volta, in ogni spettacolo nuovo, adesso ne sto per preparare un altro, ogni volta tento, è un tentativo. Dovete pensare sempre che gli artisti non hanno la chiave in tasca, non c'è una soluzione data, ogni volta è un tentativo di vedere quanto ci arriviamo. Colas so che ci è arrivato, chi lo ascolterà venerdì sera alle 8:30 scoprirà qualcosa, no? Si alzerà dalla sedia avendo toccato qualcosa che non si aspettava di trovare una persona che solo con la voce e coi gesti gli facesse tanta inquietudine, gli facesse tante riflessioni, gli facesse porre tante domande.
E allora noi saremo lì ad attendere Colas per cercare, per apprendere sicuramente qualche cosa di nuovo, un gesto, una parola, un'emozione. Grazie a Marco Baliani, attore, regista e scrittore, per essere stato con noi, grazie davvero di cuore, e grazie ancora a Giovanni Meola per averci presentato la quarta edizione della rassegna Teatro dei Confiscati. Grazie a voi. Davvero, in bocca al lupo. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina Live.